Scusate il super ritardo con cui faccio il primo tutorial di Halloween, ne volevo fare tre, ma a questo punto credo che riuscirò a farne solamente due. L'idea iniziale era di fare la versione femminile spaventevole, la versione maschile spaventevole e la versione un pochino più fashion di Halloween, che è quella che realizzerò stasera. E probabilmente domani sera invece farò la versione maschile paurosa e credo che non riuscirò a fare la versione femminile paurosa, spero che riusciate ad aspettare un anno per vederla. E quella che farò questa sera sarà una sorta di cigno nero rivisitato e partirò da zero, nel senso che non sono truccata, non porto niente, porto solamente la mia crema che metto quotidianamente e andiamo con il tutorial. Allora, come prima cosa vado a mettere il mio fondo, il fondo estivo, nonostante sia anche ancora, facciamo finta che è vero, un pochino abbronzata, vado a mettere il mio fondo invernale che è il Lasting Performance di Max Factor. Io sto utilizzando il 101 e l'Ivory Beige. Ne metto un po' sulla mano e lo vado a stendere con il pennellino Zoeva da fondotinta. E vado a fissare il tutto con la cipria trasparente di Kiko. Non utilizzo il pennellino che mi danno in dotazione, ma prendo un pennellone, prelevo un po' di prodotto e passo sul viso. Quella di applicare delle piume nere alle sopracciglia. Io ho girato alcuni negozi, l'ho fatto oggi, quindi più di tanto non ho potuto vedere e non ho trovato le piume nere. Allora ho trovato un'alternativa. Ta-da! Questa qua è lana del feltro, vedete, che può essere modellabile. L'ho fatto in tutti i ciuffettini così e adesso li vado ad applicare sulle sopracciglia. Allora, li vado a prendere con le pinzette e li attaccherò alle sopracciglia con la colla per ciglia finte. Quindi prelevo un po' di colla, la vado a mettere sulle sopracciglia, prendo il ciuffettino che mi sono fatta e lo vado ad attaccare al sopracciglio in questo modo. E proseguo per tutto il sopracciglio.
vado a fissare il tutto con il fixer di Kiko. Vado a prendere adesso il pigmento nero di Zoeva, l'Expensive Black, eccolo, con un pennellino con la punta tonda, prelevo un po' di prodotto, vado a mettere un po' di fissante Kiko e vado praticamente a sporcare il mio occhio. Con la matita nera 01 di Sephora vado a tracciare una linea all'attaccatura delle ciglia inferiori. Allunghiamo il tratto verso l'esterno. E andiamo ad unire il pigmento nero alla matita. Vado ad aggiungere un altro ciuffettino in fondo. Vado a mettere la matita nera anche all'interno dell'occhio. E adesso vado a macchiare il mio make-up nella parte finale dell'occhio. Prelevo sempre un po' di pigmento, stavolta scuoto il pennello, lo bagno con dell'acqua e vado a picchiettare leggermente in questa zona. Per fare questa parte del make-up potete utilizzare anche il glitter. Io non lo sto utilizzando perché voglio che questo make-up sia piuttosto aggressivo. Mascara Smoky Lash di Make Up For Ever, sia sulle ciglia inferiori che sulle ciglia superiori. Se volete per questo trucco potete utilizzare anche le ciglia finte, io non le metto perché a me
personalmente non piacciono. Passiamo adesso alle labbra, che saranno allo stesso modo nere. Facciamo il contorno labbra con la matita nera. Terminiamo le labbra con un velo di gloss trasparente. Guarda che dopo ce lo metto, eh. Dove? Io so, soltanto un tecnico di settore, non devo comparire. Ciao ragazzi!